annuale 2015. Prego Philip Rickard, revisore responsabile presso la KPMG, di venire sul palco e di comunicare all'Assemblea Generale se può confermare le raccomandazioni dell'organo di revisione e se ha qualcosa da aggiungere alla sua relazione. Prego, la parola, signor Rickard. Signor Presidente, signore e signori azionisti, la nostra relazione è riportata nel rapporto di gestione a pagina 190. Nella nostra relazione noi abbiamo un parere positivo. Secondo questo rapporto, a partire dalla data del 4 marzo non ci sono stati eventi che avessero comportato dei cambiamenti. Non abbiamo aggiunte da fare sul nostro rapporto. Confermo quanto è stato detto e confermo anche la raccomandazione ad approvare il consuntivo. Ed ora in francese. La relazione dell'organo di revisione è indicata pagina 190 e 191. Il rapporto dell'organo di revisione conferma senza riserve le opinioni esposte, non abbiamo commenti da aggiungere. Confermo dunque la raccomandazione del Consiglio di Banca sull'approvazione del consuntivo 2015. E vi ringrazio della fiducia. Merci, Monsieur Rickert. Merci aussi à vous. Grazie signor Rickert e grazie anche ai collaboratori di KPMG per il lavoro importante svolto nel periodo amministrativo 2015-2016. Vi ringrazio anche dell'eccellente collaborazione. Ed ora passiamo alle informazioni sul voto. Do la parola a Peter Schöpf, segretario generale. Signore e signori. Prego. Puis-je vous demander de vous donner votre nom et votre domicilio? Può indicare nome e domicilio, per favore? Sono l'azionista Marco Sava. Il mio intervento, che chiedo di trascrivere integralmente nel verbale dell'Assemblea, con le note allegate al cartaceo, vale come avviso di ritrovamento ai sensi degli articoli 720 e 722 del Codice Civile Svizzero di 600 miliardi di franchi svizzeri non contabilizzati, oltre ad una cifra ulteriore da accertare per il valore d'acquisto storico in franchi svizzeri di oro, immobilizzazioni materiali, titoli in franchi, partecipazioni ed altre attività. Nella risposta del Consiglio federale del 19 agosto 2015 all'interpellanza numero 15.3391 si dice chiaramente: la maggior parte della moneta della Banca Nazionale viene già messa in circolazione sotto forma di moneta scritturale e, dato che non deve essere rimborsato, questo capitale di terzi assume un certo carattere di capitale proprio. Di fatto, esaminando il bilancio presentato dall'amministrazione della BNS, ho rilevato che manca la voce con l'indicazione della quantità di franchi svizzeri creati durante l'esercizio, alterando così il valore del patrimonio netto della banca. Tant'è che risulterebbe una perdita di esercizio che non si potrebbe realizzare se la creazione di denaro fosse correttamente contabilizzata. Mi spiego, come risulta anche da un recente studio della Banca Centrale Europea, che ha condotto una indagine su 57 banche centrali distribuite su 5 continenti, compresa la Banca Nazionale Svizzera, le banche centrali sono protette dall'insolvenza a causa della loro abilità di creare moneta. Lo studio precisa inoltre che fare delle eccezioni alle norme contabili equivale alla non conformità alle norme stesse.
Nonostante le rassicurazioni del revisore KPMG, questo bilancio non può essere approvato in quanto manca la corretta contabilizzazione della creazione di denaro che non è contabilizzato tra le attività della banca e quindi non risulta nel patrimonio netto della stessa. Infatti la banca non può dire di aver redatto il bilancio in conformità alle regole Swiss GAAP, proprio perché ha utilizzato un'eccezione non giustificata alle regole, omettendo i dati necessari per avere un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del 2015. È vero che la legge sulla Banca Nazionale Svizzera prevede che si può prescindere dalle prescrizioni della legge federale di complemento del Codice Civile Svizzero, ma premette la frase «sempre che la natura particolare della Banca Nazionale lo esiga». Nella pagina internet della Banca Nazionale Svizzera, alla domanda «in che modo si è tenuto conto della natura particolare della Banca Nazionale nell'informativa finanziaria?», leggiamo la risposta che l'informativa finanziaria della Banca Nazionale non è paragonabile a quella di una società anonima di diritto privato. Lo scopo sociale della Banca Nazionale non è quello di realizzare profitti da distribuire agli azionisti, bensì di assolvere il mandato conferitole dalla Costituzione. Inoltre, la destinazione dell'utile è stabilita dalla legge bancaria nazionale, quindi della legge della Banca Nazionale. Quindi non si parla di nascondere i profitti nella tenuta della contabilità traendo in inganno il pubblico, ma si dice che conseguirli non è lo scopo della banca. Tant'è che subito dopo si specifica che c'è una destinazione precisa dell'eventuale utile e che questa è stabilita dalla legge. Se ne desume che anche il risultato d'esercizio negativo per 23 miliardi 250 milioni e 600 mila franchi svizzeri non è veritiero, poiché aggiungendo la registrazione della creazione di 600 miliardi di franchi svizzeri si otterrebbe invece un bilancio di almeno 576 miliardi 749 milioni e 400 mila franchi svizzeri. Chiedo pertanto che il bilancio sia rettificato tenendo conto del mio ritrovamento e anche tenendo in opportuna considerazione il versamento annuale dovuto al governo svizzero e ai cantoni secondo quanto disposto dalla Convenzione. Questo perché la riserva per future ripartizioni prima della destinazione dell'utile non può essere arbitrariamente ridotta dalla Banca Nazionale Svizzera accollandole delle perdite che si rivelano fittizie, una volta tenuto conto della creazione del denaro. Solo così si potrà adempiere al mandato della Costituzione svizzera, che richiede una politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Vi ringrazio per l'attenzione ricevuta anche da parte delle autorità presenti. Merci pour votre intervento. Grazie del suo intervento, che però si riferiva piuttosto al punto successivo all'ordine del giorno. Comunque questo è un intervento i cui aspetti potranno essere